Una sinfonia di motori per l'ultimo viaggio di un'esistenza tutto gas. E il rombo della storica moto Benelli che fu guidata da Renzo Pasolini a sgasare sull'ultimo saluto di Luciano Battisti all'uscita del feretro della chiesa di Soria. Chiesa in cui l'imprenditore titolare dell'azienda di bruciatori Radiant è arrivato scortato da un lungo corteo di motociclisti che lo ha accompagnato dall'obitorio di Muraglia fino alla funzione religiosa di commiato dalla vita terrena. Un ultimo saluto che ha radunato questo pomeriggio un intero microcosmo di centauri pesaresi di diverse generazioni. Battisti è morto domenica in seguito a un male incurabile. Aveva 78 anni. 8 decenni trascorsi sempre in sella o al fianco di una moto. Fu pilota della Moto B, fu tra i fondatori del registro storico Benelli e presidente onorario dello stesso motoclub Tonino Benelli. Soprattutto possedeva una collezione di 216 moto pronte a dare vita ad un museo senza eguali nel segno del Leoncino. Possedeva quelle che furono guidate da Saarinen, Lawson, Pasolini, Grassetti, Carruthers e Campanelli. Non è un caso che tutte le personalità gravitanti fra passato e presente delle officine Benelli si siano radunate oggi nella chiesa di Soria per salutare la scomparsa di una stella polare della tradizione del Leoncino. Con loro esponenti di ogni declinazione motoristica, dalla FMI all'ASI fino all'autoclub storico Dorino Serafini. L'affetto e la stima di cui godeva Battisti sono commisurabili al migliaio di cuori commossi che hanno voluto salutarlo. Amici, istituzioni, tanti esponenti del mondo industriale e delle due ruote, riuniti in una chiesa stracolma quanto il piazzale esterno, uniti nel porgere una carezza alla moglie Graziella, al fratello Paolo, alla famiglia Battisti. Una famiglia che proseguirà il sogno di Luciano di realizzare un museo con la sua ineguagliabile collezione.